e si è fatta una grande scelta, credo, investendo sul massimo possibile in questo paese, che era il presidente della conferenza dei rettori, proprio per sottolineare quanto invece c'è attenzione sulla priorità di questo settore. Ora, dopo la manovra di bilancio, noi siamo alla ricerca proprio dell'agenda 2023, cioè di un'agenda di riforme e di investimenti per il futuro dell'Italia. A Rieti il Partito Democratico ha cominciato a lavorare sul piano per l'Italia, pochi punti chiari e non a caso il primo punto per riaccendere i motori italiani, noi abbiamo messo il tema della conoscenza, della scuola, della ricerca, con l'innalzamento e l'ampliamento dell'obbligo scolastico, e tra le proposte di investimenti sulla ricerca e l'assunzione di 10.000 nuovi ricercatori. E non l'abbiamo fatto perché ora c'è il coronavirus, l'abbiamo detto mesi fa e su questo insisteremo, perché l'agenda nuova non va fatta basandosi sulle polemiche e sulle divisioni, ma su cose concrete che interessano il futuro di questo paese. Come la prescrizione, però, fatto, cioè, c'è polemica, c'è pericolo, si minaccia di non votare, Italia Viva e Renzi minacciano questo. Io confido, come abbiamo detto ieri, che le soluzioni si possono trovare e forse incontrandosi e mettendosi tutti su una predisposizione alla soluzione, le soluzioni si trovano. Se non si trovassero, noi andremo avanti con la nostra legge, come abbiamo sempre detto, ma la nostra iniziativa è per trovare soluzioni, non per rompere o distruggere. L'ho sempre detto, basta con i picconi, basta con le divisioni, basta con le lacerazioni, è il tempo di ricostruire il paese, e ricostruire il paese significa dare alle italiane e alle italiane una prospettiva e delle certezze. Questo vuol dire costruire un'agenda di cose concrete che si possono fare. Il tema della scuola, la ricerca, l'università, gli investimenti verdi, la priorità nella lotta alle disuguaglianze, industria 4.0, è immenso il numero di provvedimenti che si possono fare insieme. Forse dovremmo valorizzare questo e affrontare anche i temi problematici. Se si fa il contrario, le cose non funzionano. Ma si può stare nello stesso governo, di fatto, però minacciando di votare con l'opposizione, con il rischio concreto che i renziani di Italia Viva votino con le destre? Beh, noi non lo facciamo. Chiedetelo a chi lo fa. Ciao. Grazie.